Raga, io non so voi, ma sta roba di Salvini in Polonia mi ha fatto volare altissimo. No respect for you. Cioè, ognuno ha il suo credo politico, potete pensarla come vi pare, ma vedere questo, cioè... No respect for you. Raga, poteva essere più epico di così? Sì. Ho deciso di realizzare la colonna sonora epica in sottofondo a questo evento. Perché? Perché sì. Cominciamo subito. Possiamo suddividere questo evento sostanzialmente in quattro sezioni diverse. Numero 1, lo stallo iniziale. Numero 2, la tensione cresce perché viene mostrata la maglietta. Numero 3, il fulcro, quindi la figura di merda. Numero 4, la situazione precipita definitivamente. Oh, cominciamo con la parte più facile, cioè lo stallo iniziale. Sappiamo due cose. Numero 1, fa un freddo del signore, come potete vedere dalla giacca di Salvini che sembra che stia andando a sciare. E numero 2, ovviamente, la situazione è tesa. Quindi cominciamo con un bel layer d'atmosfera. Passiamo adesso alla seconda, quindi la tensione che cresce. Dobbiamo mettere in agitazione chi ci ascolterà. Quindi ci servono delle percussioni che ci comunichino che sta per succedere qualcosa. Andrei a sottolineare la melodia di prima con un basso arpeggiato. Oh! Bomba! In questa sezione dobbiamo assolutamente sottolineare con degli effetti sonori lo svelamento della maglietta, il momento dell'apertura della zip. Anche Salvini che comincia a tossire compulsivamente. Salvini, ecco. A questo punto arriviamo al main event, cioè il fulcro della figura di merda. La maglietta viene mostrata. Qua dobbiamo far esplodere tutta la tensione che abbiamo accumulata. Cominciamo col mettere la cosa più importante, cioè una traccia di timpani. Una bella traccia di archi staccati. Sì! L'immancabile sezione di fiati come se piovesse. E a questo punto dei cori epici non ce li vogliamo mettere. Ci starebbe un'ulteriore sezione ed è il momento in cui Salvini cerca di replicare, ma il sindaco non se lo caga di striscio. Quindi praticamente lui sta facendo... Quindi come troviamo l'equivalente di O in musica? Beh, possiamo utilizzare dei fiati calanti. Oh, e a questo punto arriviamo proprio al momento in cui la situazione precipita completamente. E questa è la sezione melodrammatica di questo video e quindi un bel piano straziante. Mi manca ancora qualcosa, lo strazio umano. Come umano lei? Mi serve una traccia vocale. Raga, potremmo avercela. Sentiamo ora il risultato finale. Buon lavoro. Vai a casa. Buffone.
Bravo! E questo è tutto, raga, è stato commozionante. Ci vediamo domani con il videoclip completo della canzone per la pace che ho fatto. È una canzone per beneficenza, quindi più lo guardate e più soldi tiriamo su da dare ad Emergency. Ci vediamo domani. Superbi.